storia, siccome che vedo delle mamme, è mamma lei signora. Ecco, se mi permette con molta educazione e con tanto rispetto mi presento la storia di un bambino di Milano, due parole, che all'età di 5 anni fu colpito di paralisi infantile. Era figlio di un povero operaio, ma aveva la disgrazia il piccolo di essere figlio di una madre moderna, quale donne che amano il lusso, amano il divertimento e non sentono l'amore per la sua famiglia. La donna, 28 anni, quando ha visto il bambino infermo sulla sedia, che non si poteva muovere, invece di esserle vicina con tutte le cure materne che ogni madre deve dare al sangue del suo sangue, anche se questo disgraziatamente nato infermo, la donna un bel giorno mi abbandona il piccolo, abbandona il marito, lascia i muri di casa e fugge con un altro uomo. Il bimbo cerca la mamma non c'è. Nel grande dolore il suo piccolo cuore si ammala. Suo padre, povero, modesto, operaio lavoratore di stabilimento, manda a chiamare il professor Guido Rossi al polo clinico di Pavia, il quale visita il bambino e dopo averlo visitato, questo luminare della scienza moderna si è rivolto al padre e gli ha detto: per suo figlio non c'è più speranza, per il suo bambino non c'è più vita. Questo povero uomo, con le lacrime che gli venivano agli occhi, accarezza il volto del bambino e le dice: Renato, domani è domenica, ti porto a casa un bel treno che va sui binari, un fucilino per la caccia, un teatrino con dei burattini, ti porto a casa tanti doni. Ma il bimbo risponde: papà, non voglio i doni, voglio la mamma. La mamma perché non viene mai come prima? E allora l'uomo, che non poteva dire la verità al piccolo perché capiva, si è rivolto al quadro della Madonna di Lourdes, ha fatto il segno della Santa Croce e ha detto queste precise parole: Madonna, perdono quella donna, perdono il disonore del mio casolare, ma dille che torni per l'ultima volta il suo bambino baciare. La donna non è più tornata e dopo tre giorni, quando il bel campanile di Milano suonava i rintocchi dell'Ave Maria, il bimbo moriva con in bocca la parola: mamma, perché non torni? E un grande maestro ha voluto questa magnifica storia. Fu fatta, lui la cantò in televisione, la canta adesso, io ne regalo una a ciascuno a tutti. Però vi dico una cosa, noi siamo cantastorie, non abbiamo associazioni, non abbiamo sindacati, abbiamo niente. Intanto che lui canta la storia, io mi permetterò di fare un giro col cappello. A qualsiasi offerta, offrite 10 lire, 50, 100, quello che volete voi, a tutti lascio la nostra fotografia ricordo con la storia del bambino Milano. Questo qui è un porta fortuna, parlo con tutti, però non giratevi le spalle, non andate via. Chi va via non è un senza soldi, è un senza cuore. A qualsiasi offerta che fate, ne parliamo chiaro, io lascio la fotografia con la vostra storia. E lui mi canta: mamma, perché non torni? Prego. Eccolo. Grazie mille. Per buon rispetto comincio proprio con le mamme, dalla prima serietà voi, grazie. E intanto io vi canto la storia, ascoltate. Signora ha offerto 500 lire, ma ha detto se per piacere gliela canti tutta. Ce la canto. Ho sentito tutta la storia, prego. Che un domani sarà padre, offre 1000 lire, però vuol sentire la storia, prego. Signore, da 1000 lire vuol sentire quelle prime parole lì, signore, per sentire le prime parole. L'amor di mamma non ha più renato, un morto mare l'ha paralizzato, si trova il picco in cattivo stato, giace infermo in verità. Signore, offre 2000 lire, basta che gliela canti tutta, ne vuol sentirla fino all'ultimo.